Allora, Gianfranco Baruchello, alla sua sinistra Carla Subrizzi, alla destra Maria Licata. Siamo nei nuovi spazi della Fondazione Baruchello a Roma, questa volta nel centro di Roma. Raccontateci come vi è venuto in mente di aprire questo spazio, innanzitutto. Come mai è nata questa idea, da quali esigenze, perché avete deciso di fare questo raddoppio? Il perché ce lo domandiamo anche noi, anche perché appunto mettere il piede in una zona dell'assurdo non è facile e poi bisogna subire le conseguenze, che stiamo subendo in questo momento, cioè questa fantasia diventare realtà in oggetti che stanno qua, il contatto con la diciamo la folla, nel senso che già abbiamo avuto un sacco di gente che è venuta prima dell'inaugurazione. Quindi c'è una curiosità per l'insolito e noi siamo pronti a rispondere domande e in qualche maniera cercare di avere un contatto non tradizionale con la gente che visita questo luogo. Naturalmente non è un trasferimento della fondazione, la fondazione continua ad avere la sua attività nello spazio principale, nello spazio che è aperto Sono tantissimi da quasi anni. 20 anni e poi c'è questo avamposto in più, no? Sì, perché la fondazione è nata in un territorio ricco dal punto di vista paesistico, perché sono le prime colline del territorio etrusco che è stata della zona di Formello. E lì era la mia casa da allora, dagli anni 70, e poi a un certo momento verso la fine, diciamo, degli anni 900 è diventata la Fondazione Baruchello. Questo è derivato dall'incontro con Carla, che con me appunto ha cambiato la rotta, diciamo, anche del luogo, nel senso è diventato in realtà, anche perché nel frattempo il mio lavoro è stato riconosciuto a livelli diversi, quindi era necessario avere anche un archivio più preciso, una cura degli oggetti, delle opere, cos'è stato. Questo è attualmente, appunto, esiste ancora questa proprietà perfettamente tenuta in ordine, in cui c'è anche in realtà un archivio della famiglia Baruchello, cioè degli antecedenti storici della Marina, storici anche in particolare della Toscana, del Livorno, paese dove anche sono nato. Quindi questa è una succursale puntata così verso anche lì, appunto l'assurdo, insomma, facciamo anche questo. Avevo trovato qualcuno allora che aveva indicato questo locale, che era ridotto in maniera orrenda, era una ex officina nel momento in cui il proprietario, poi prima di venderla, l'ha sfollato, ha distrutto, l'occupante ha distrutto i termosifoni, l'impianto elettrico, abbiamo dovuto rifare tutto. E quanto abbiamo fatto è quello che vedi, è un posto abbastanza civile che si presta, perché è un posto così, non è che siamo sotto la protezione del Papa, ma comunque è meglio stare qua che stare a Formello se vuoi vedere gente che Beh, siamo molto molto vicini al Papa in questo punto, siamo viene. sul Ma Gianicolo, poi quindi. stamattina per venire qua, non so se hai capito, è tutto bloccato perché non so cosa ha fatto. Era impossibile, anche te sei rimasto per la Ah, strada, io sì, insopportabile. allora parliamo della mostra adesso, dopo aver parlato del contenitore, parliamo del contenuto e quale sarà la prima mostra della Fondazione Baruchello a Via del Vascello. Abbiamo scelto più soggetti, nel senso non fare soltanto una cosa e puntare su quella. Siamo inventati questa idea di fare delle agenzie che, presentando delle idee senza precedenti, possano mettere a contatto queste idee con qualcuno che ne fa dei prodotti, ne fa qualche cosa, se ne pubblica, se ne parla, si compra magari altre cose. Allora, prima abbiamo detto facciamo questa cosa da soli, poi una di queste agenzie è diventata un'agenzia in cui abbiamo messo tutti gli amici che in quel momento ci veniva in mente di coinvolgere, e così abbiamo fatto una di queste, che è quella appunto già ne abbiamo parlato prima, comunque un gruppo di idee diverse gestite con contatti diversi, gente che verrà appunto a tavolini a
parlare con qualcuno di questi argomenti e vedere che cosa ne esce fuori. Certamente escono fuori storie, parole, raccontati, fantasie, quindi non è una mostra di pittura, non è una mostra d'arte contemporanea, è un luogo in cui si incontra la fantasia un po' a livello della follia, con quello che è la tradizione di quello che la Fondazione Barocchella ha fatto, quindi la terra è una cosa già fatta, nel senso che se la riviviamo, ma è stata già fatta, lo scambio di terra l'abbiamo fatto appunto sul piano nazionale con la Puglia, il piano internazionale appunto con la Germania, ecco, da Hamburgo e Karlsruhe, dove io ho fatto anche delle mostre, eccetera. Quindi che cosa verrà fuori? Non lo so. Spetta un po' anche appunto a chi ne parla, dunque anche alla stampa, a chi la presenta in forma più o meno appetitosa o più o meno critica, non possiamo sapere. Comunque è un rapporto molto simpatico innanzitutto che si crea con quelli che la stampa gestisce, dunque i giornalisti, dunque sono venuti qui tutti simpatizzando, quindi noi abbiamo buone speranze di una buona accoglienza. Allora, magari Carla e Maria ci potete spiegare com'è proprio strutturata questa mostra, divisa in quattro, com'è fatta, insomma, proprio cosa... Immaginatevi una persona che ci segue da lontano e non ce la fa venire a Roma a vedere lo spazio, oltre alle foto che pubblicheremo, raccontateci com'è pensata e strutturata la prima mostra qui. Dunque, la mostra è immaginata come un percorso all'inizio del quale c'è proprio un ufficio dove pensiamo le persone lavoreranno nelle varie agenzie per appunto far adottare le pecore oppure raccogliere queste parole che verranno consegnate dopo aver vissuto qualche minuto in una sorta di bosco proiettato, una specie di selva oscura quasi di dantesca memoria, poi la realizzazione dell'oggetto anomalo, questo all'ingresso, quindi all'ingresso ci sono dei tavoli con delle sedie, proprio così come un ufficio, da una parte è colui che parla e dall'altra parte l'utente potenziale. Prima sala che è immaginata quasi come un espositore, quindi sono quasi tutti stand, i vari ambienti sono stati allestiti in maniera molto semplice ma per dimostrare la funzione dell'oggetto che di quella determinata agenzia. Quindi la prima sala. Avete preso in prestito questo linguaggio delle fiere dell'innovazione, anche a Roma ce n'è stata una recentemente, la Maker Faire, no? Più o meno è quella l'idea. Eh sì, infatti, cioè mimare i modi dell'industria, come diceva anche un po' Barbara negli anni 60, però per poi farli deviare, no? Su altre questioni. Quindi la prima sala, il primo stand è quello della pecora portatile di legno, e quindi ci sono queste 100 pecore, in parte che si reggono in piedi e accolgono il visitatore e in parte sono disposte sulle pareti per essere anche prese e portate in giro nella sera stessa dell'inaugurazione che sarà domani. E andando avanti, la seconda sala è quella della terra, dello scambio della terra. E lo scambio della terra è appunto un progetto che è iniziato qualche anno fa. E abbiamo tre grandi casse che contengono 1 metro cubo di terra, peso di 1 tonnellata, e che noi appunto spediamo ogni volta a 2 casse, una piena e una vuota, quella piena della terra della fondazione e quell'altra vuota. E la condizione è che chi accoglie la nostra terra la mescoli alla propria, e così noi faremo quando arriverà quella dell'altra partner che ha deciso di partecipare. Questa è la seconda agenzia. Poi si va nella terza, che invece sono costituita da 3 grandi bacheche orizzontali nelle quali abbiamo disposto, nella maniera così come gli artisti ce le hanno consegnate, senza nessun tentativo di formalizzare, rendere più o meno diciamo così esponibile, abbiamo messo le idee e i progetti che ci siamo resi conto che gli artisti avevano già nel cassetto, a volte sono pieni di oggetti anomali da realizzare. L'agenzia quindi dovrà trovare una fabbrica, un artigiano, un finanziatore e un realizzatore di questi oggetti. Di questi oggetti. E l'ultima invece è venuta anche questa idea perché questo posto ha un piano inferiore, quindi c'è una stanza che proprio bisogna scendere una scala per raggiungerla,
E quindi questo ci ha fatto venire in mente l'idea di un'agenzia per la produzione di utopie, e immaginando che l'utopia sia un qualcosa che forse nasce quando si sblocca il rimosso, potremmo dire, no? C'è qualcosa che rimane un po' intrappolato dentro di ognuno di noi e che quello invece forse sciogliendosi può far venire fuori l'immaginazione. E perciò si scende e ci si troverà immersi in un bosco, abbastanza al tramonto, e con una poltrona che permetterà di essere seduti per qualche secondo, minuto, in completa solitudine, e dopodiché appunto l'utente di questa agenzia consegnerà, se vuole, noi chiediamo anche soltanto una parola che possa essere la sintesi dell'esperienza provata. Allora, abbiamo parlato del contenitore, dell'idea, dell'utopia su cui è nata, che vuole innescare, abbiamo parlato della mostra, di come è suddivisa, e adesso parliamo anche di cosa ci potrà succedere dentro durante i mesi di durata di questa mostra e anche quello che potrà succedere dopo, no? Alla fine di questa mostra, questo spazio a cosa è predisposto, cosa pensate a che possa essere dedicato di qui in avanti. Maria, ci illustri tu. Allora, lo spazio di Roma è nato come un avamposto in città di quello che appunto è stata e continua ad essere le attività della Fondazione Baruchello, e per cui una fondazione che nasce proprio da quello che è il lavoro, le idee, l'archivio di un artista che però si è sempre avuto grandi interdisciplinarità e collaborazioni con altre discipline. Ed è un po' quello che accadrà all'interno dello spazio a partire dalla mostra Startup che inaugura mercoledì 9 novembre. E alla base della mostra questa è la macro tematica, è quella legata all'economia, allo scambio, sull'impossibilità di uno scambio economico più utopistico appunto. Per cui durante i mesi della mostra, che vede coinvolti diversi artisti a partire dalla cosiddetta agenzia per la produzione dell'oggetto anomalo, questi artisti saranno invitati durante il periodo della mostra a proporre degli interventi, delle performance, appunto interventi di vario genere che possono essere in particolare legati sia all'oggetto che hanno proposto oppure più legati a quello che è la loro ricerca o pratica artistica. Ci sarà un calendario di appuntamenti? Ci sarà soprattutto un calendario di appuntamenti che adesso stiamo definendo, e per cui abbiamo già iniziato a prendere i primi accordi, le prime scadenze, e poi ci saranno anche altre persone che appunto chiameremo, tra cui un artista che parlerà di Dante a partire da quella che è l'idea e il concetto di Selva Oscura, che è presente in una delle varie agenzie. E nei mesi successivi stiamo già prendendo accordi, ci saranno sia delle mostre in un'accezione più tradizionale, per cui con degli artisti invitati, e poi probabilmente siamo aperti a tutte forme del possibile, appunto come diceva Gianfranco prima, per cui anche ospitare gli artisti per periodi brevi, dare spazio sicuramente alla danza, alla performance, quindi raccogliere tutte quelle che sono... Quindi può diventare anche una residenza, oltre che che un grande tema, no? Esattamente, quello grande tema delle residenze, in cui già da diversi anni, in particolare negli ultimi mesi a partire dell'estate, nella sede di Via di Santa Cornelia sono state le residenze vere e proprie di artisti, tra cui Massimo Bartolini e anche Carlo Gabriele Tubioli. Sono residenze che sono nate in maniera anche più spontanea, da legami con l'artista stesso, ad esempio Massimo e Gianfranco, che non si conoscevano, sono conosciuti la Biennale del 2013, e c'è stata subito un'enorme affinità. L'idea è sicuramente di riprendere il discorso legato alle residenze sia nella sede di Via Santa Cornelia, sicuramente creare un legame molto forte di continuità con questo spazio. E poi ci sono anche degli spazi esterni di cui non abbiamo parlato, che magari appunto alla fine di questa mostra ad aprile saranno pronti per nuove idee, no? Visto che c'è questa opportunità molto anche suggestiva a livello paesaggistico, se vogliamo, anche qui, non come a Via di Cornelia, ma insomma. Ma sarebbe bello che venisse a vedere la Cornelia come adesso, al momento della stagione bella, si lavora sempre in giardino, sotto grandi alberi, è un posto molto... evocativo e romantico per me stesso, quindi sei invitato a venire. E un'altra cosa caratteristica di questo spazio è che si è proprio entrando, c'è un grande cancello grigio che però quando si apre all'interno c'è un cortile con degli alberi che sotto all'altro sono gli stessi alberi che sono presenti anche nella campagna
vicino a Formello, per cui l'idea è assolutamente di, appunto, attraversando questo cancello, creare uno spazio che sia unico, sia con l'esterno, con lo spazio esterno, che con l'interno, con anche questo in continuità con quanto accade nell'altra sede. C'è un bosco attraversato dall'antica strada che andava appunto nell'Etrusca, che è stata seppellita dalle strade che l'hanno poi l'autostrada l'ha attraversata un po' volte, cioè, comunque è rimasta una parte della foresta. Bene, in bocca al lupo, buon lavoro, grazie. E buona inaugurazione per domani, tra 24 ore.